Buongiorno amici cripto investitori, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi breve video straordinario, chiamiamolo così, perché non facciamo le solite analisi grafiche, analisi di mercato, ma facciamo una piccola riflessione che vorrei proporvi. Questo magari vuole essere un nuovo format, infatti non tremate alla vista della durata del video molto minore del solito, ma appunto vuole essere una cosa più incisiva, più diretta e appunto uno spunto di riflessione per discutere e scambiarsi un po' le idee. Questo anche su richiesta vostra, che vi avevo chiesto che altre tipologie di video vi piacerebbero oltre a quelle classiche, molti di voi mi hanno detto analisi fondamentali, riflessioni sul mercato, appunto al di là delle semplici analisi. Io vi vorrei accontentare. La riflessione di oggi, che mi è nata un po' osservando non solo il mercato cripto, ma anche gli altri mercati, quelli tradizionali, chiamiamoli così, è la seguente: come approccerà Bitcoin la fase di recessione del mercato azionario che è in arrivo? Sappiamo che è in arrivo la fase recessiva dell'azionario perché esso si trova in una bolla all'incirca dall'anno 2009, durante il quale, che è stato un anno che è seguito a una grossa fase anche in quel caso ribassista dell'azionario, dopo la quale appunto c'è stata una nuova fase crescente, un nuovo bull market che si può guardare in maniera molto chiara andando a osservare ad esempio il grafico dell'indice Standard & Poor's 500, che è l'indice che racchiude le prime 500 aziende per capitalizzazione presenti sul mercato azionario statunitense, e si vede come c'è stato un andamento parabolico se si guarda il time frame mensile, perché naturalmente si muovono in maniera molto lenta, con oscillazioni molto più lente rispetto al mercato cripto, e pertanto occorre utilizzare un time frame adeguato. I cicli di mercato, infatti, sull'azionario durano svariati anni, e così è stato anche per la fase ascendente del mercato appunto azionario, l'ultima fase che è iniziata dal 2009 che sta culminando adesso, perché si stanno vedendo un po' i primi segni di cedimento che fanno un po' spaventare alcuni investitori di questo settore, che è un settore che racchiude una quantità grandissima di fondi. La mia domanda è: come si porrà Bitcoin, come si porranno le cripto nei confronti di questa fase recessiva? Quando ci sono queste incertezze e poi naturalmente la fase ribassista stessa, ovviamente l'investimento, la strategia di investimento deve cambiare, non si può rimanere lì a tenere grossi capitali su un asset in pieno bear market, pertanto ci sarà una fase ridistributiva del capitale da parte dei grossi investitori. Esso solitamente va a finire su dei beni rifugio, come ad esempio possono essere le materie prime, piuttosto che sulle obbligazioni, che sono un asset che è stato dimostrato più volte essere correlato negativamente con le azioni in più fasi e in più periodi temporali. Ora abbiamo una nuova asset class che è nata recentemente, o meglio, non è nata recentemente, però è stata scoperta recentemente dalla massa di investitori, che è proprio Bitcoin. Ora, perdonatemi il fatto che trascuro un po' le altre criptovalute, parlo soltanto di Bitcoin, ma semplicemente perché dal punto di vista istituzionale, o meglio dal punto di vista di possibilità di investimento, è quello un po' più raggiungibile da tutti, un po' più riconosciuto e anche comunque con capitalizzazione più alta e quindi volatilità meno elevata delle coins che seguono poi per capitalizzazione. Pertanto è un po' l'unico sul quale il capitolo investimento, paragonandolo agli asset tradizionali, si può aprire. Quindi parlerò di Bitcoin. Questa nuova asset class che si configura come un qualcosa che vuole essere sia contemporaneamente spendibile, quindi una currency, da lì poi anche cryptocurrency, e contemporaneamente un bene che si apprezza nel tempo, quindi una commodity, se vogliamo definirla in questo modo. E appunto è un qualcosa di rivoluzionario perché è la prima volta che si ha qualcosa di spendibile, ma anche che faccia da store of value, da forma di investimento. E dal punto di vista di diversificare il portafoglio, che è sempre comunque l'obiettivo di qualsiasi investitore, che naturalmente non mette mai le uova in un paniere o neanche in due, ma si cerca sempre di avere un portafoglio il più decorrelato possibile tra un asset e l'altro, proprio per far fronte a qualsiasi situazione. Naturalmente la minimizzazione del rischio è sempre un po' quella chimera da inseguire, no? Quell'obiettivo da inseguire nella costruzione del portafoglio. E al contempo anche il cercare di sfruttare appunto le caratteristiche dei vari asset che sono uniche per loro. Quindi, ad esempio, per Bitcoin che cosa abbiamo? Beh, da un lato l'elevata volatilità, quindi anche l'elevato rischio.
Quindi bisogna fare i conti anche con questa caratteristica e bisogna naturalmente dosare il proprio portafoglio in una maniera adeguata. Quindi ovviamente è folle avere un portafoglio di investimenti che preveda la maggioranza in cripto, perché sarebbe un portafoglio sovraesposto e ad elevatissimo rischio. Quindi quello sicuramente è un precetto da tenere conto. Però allo stesso modo io trovo, insomma, non vorrei essere offensivo, però forse un po' stupido, un po' presuntuoso, ignorare completamente Bitcoin come asset di investimento. E non lo dico solo da criptofilo, quale effettivamente sono, ma anche proprio da investitore, perché in Bitcoin troviamo veramente un qualcosa di unico e sono davvero curioso di vedere come si comporterà nei confronti del mercato tradizionale durante questa fase recessiva. C'è stato un sondaggio portato avanti dalla, adesso me lo sono messo qua, la Fundstat Global Advisors, che è praticamente un ente indipendente di ricerca e di analisi sul mercato di carattere economico e finanziario, che ha fatto appunto questo sondaggio chiedendo: secondo voi come si comporterà Bitcoin? O meglio, voi investitori, investireste in Bitcoin durante la fase recessiva? E a quanto pare ha ottenuto un 72% di risposte positive. Ecco, io parto dal presupposto che questi sondaggi per me lasciano sempre un po' il tempo che trovano, infatti non ho neanche approfondito più di tanto, però lo uso proprio come spunto di riflessione. Quindi io pongo a voi la stessa domanda: cosa ne pensate? Bitcoin come reagirà alla fase recessiva? Gli investitori cercheranno rifugio in questa nuova asset class senza precedenti e quindi diversificheranno il portafoglio entrando in parte anche in Bitcoin, cosa che ad esempio io ho fatto e personalmente, vista l'instabilità dell'azionario, sto valutando seriamente di andare a grattare ancora una parte del portafoglio azionario e metterlo un po' in Bitcoin, vista anche la situazione in cui verte Bitcoin, insomma, di appiattimento e di prospettive future che sono ottime. E inoltre ne approfitto anche per citare delle parole della commissaria dell'SEC, Hester Peirce, che un tempo disse proprio che è un asset class rivoluzionaria, un po' le stesse parole che ho detto io poco fa, e che quindi occorrerebbe renderla fruibile il più possibile all'investitore, perché il mercato ha necessità di nuove asset classes, vista la globalizzazione e visto la sempre maggior correlazione quindi tra i diversi mercati dei diversi stati, dei diversi settori, che appunto grazie al processo di globalizzazione è sempre più difficile andare a scorrelare gli assets nel proprio portafoglio e a diversificare. Quindi lei diceva questa cosa per promuovere il messaggio che è necessario creare strumenti che semplifichino l'investimento in Bitcoin da parte dell'utente medio, diciamo così, dell'investitore medio. Quindi io di nuovo vi pongo questa domanda: che cosa ne pensate voi? Come reagirà il mercato cripto alla recessione del mercato azionario? Ci sarà una fuga di capitali anche da lì? Oppure un ingresso di nuovi capitali? Ditemi la vostra che ne discutiamo, insomma, io la mia ve l'ho detta. Con questa domanda, questa riflessione vi lascio. Se volete unitevi anche al canale Discord in cui si discute sempre più attivamente, nel quale vorrei creare un canale vocale poi per parlare a tu per tu, anche per chiacchierare un po' e conoscersi. E basta, vi saluto e ci vediamo alla prossima analisi grafica stavolta. Ciao a tutti e buona serata.